ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tornerà sugli schermi il massimo poeta lirico italiano, Giacomo Leopardi. Dopo Il giovane favoloso di Mario Martone dell'ottobre del 2014, sarà una fiction per Rai 1 con la regia di Fabrizio Saracinelli a far rivivere la breve e tormentata vita dell'artista recanatese. E ieri, mercoledì 20 e oggi giovedì 21 settembre ad Ancona, si tengono i casting per reperire le figurazioni, le cosiddette comparse, e qualche figurazione speciale, piccoli ruoli di contesto che fanno da sfondo al protagonista, che sarà interpretato da Sergio Rubini. Ho letto la notizia su internet, insomma, e ho tentato. Partecipa abitualmente? È la seconda volta. Una volta ad un casting di questo tipo? Sì. Come mai? Per curiosità. L'idea che si giri qui nelle Marche è una cosa che ti attrae? Sì, certo. Un esercito di persone di tutte le età, dai 18 ai 70, si è presentato fin dal primissimo pomeriggio di mercoledì in via Martiri della Resistenza 30 ad Ancona, nella sede della Guasco SRL, per partecipare anche solo per qualche secondo sullo schermo alla fiction che si girerà in alcune località delle province di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. Il lavoro, che sarà prodotto dalla IBC Movie, vede il coinvolgimento della Fondazione Marche Cultura, presieduta da Andrea Agostini, ed ha lo scopo di veicolare le Marche al grande pubblico. Fiction su Giacomo Leopardi, che cosa ti ha attratto? Giacomo Leopardi o più il protagonista? Ti posso dire la verità, io non sapevo neanche il titolo di questa fiction, quindi proprio mi ha attratto l'idea proprio di non so, uscire dalla zona comfort e fare qualcosa di mai fatto. Quindi non lo so, vediamo cosa ne esce, se ne esce qualcosa. Prima volta che partecipi ad un casting? Sì, la prima volta. Come mai hai scelto di venire? Curiosità. Che cosa ti ha attratto di più? Il fatto che si giri nelle Marche, il protagonista che è Leopardi o comunque Rubini? Sì, il fatto che siamo nelle Marche. Come mai a questo casting? Allora, perché io in realtà lavoro già nel mondo dello spettacolo, però principalmente a Milano, anche se sono di Ancona, e mi piaceva lavorare anche a casa mia, e quindi proviamo. È interessante il fatto che la fiction sia su questo personaggio? Beh sì, sicuramente è un personaggio storico di una certa rilevanza della nostra terra e quindi in qualche modo va celebrato, secondo me.